Buongiorno, oggi voglio condividervi alcuni trucchi per iniziare al meglio la propria giornata ed essere più produttivi. Tutto questo mentre vi faccio vedere anche la mia morning routine. La prima cosa che in assoluto faccio quando mi sveglio è farsi il letto. Che tra l'altro è anche un'azione semplicissima che però imposta al nostro cervello a completare i nostri compiti già dalla prima mattina, così non procrastiniamo. È qualcosa che ci incentiva a, ok, lo facciamo, lo completiamo. Mentre, come avete notato, c'è già il sole su e io mi sveglio con il sole. Lascio sempre aperto questa specie di oscurante, poi il sole sorge alle 6:30 e mi sveglio attorno alle 7:30. Diciamo che svegliandomi sempre alla stessa ora, ho maturato una sorta di timer naturale e io mi sveglio sempre tra le 7 e le 7:30. Poi, ovviamente, per non rischiare di non svegliarmi più, metto comunque una sveglia alle 7:45. Ovviamente è mattina per tutti, quindi si passa per il bagno. Poi una cosa che mi dà una bella svegliata è una bella botta d'acqua fredda. Così. Ed ora si va in palestra. Ogni notte mi preparo sempre i vestiti per andare in palestra in modo tale che mi cambio immediatamente e una volta cambiato e pronto per andare in palestra sei molto più incentivato a farlo. Quindi eccoli qui, già pronti. Andiamo. Prima di andare mi faccio sempre un bel bicchiere d'acqua fresco e mi guardo la terrazza, ora ve la faccio vedere. Il vedere qualcosa di grande mi ispira a fare meglio e a dare di più. Quindi cin e ora andiamo in palestra, è arrivato il momento. Nel complesso dove vivo ci sarebbe anche la palestra e di solito vado qui, però in questo momento, causa, penso che abbiate capito cosa, è chiusa e sapevo che era chiusa, volevo solo fare la gag, ora torniamo su. Rieccoci in camera, io di solito la mattina in palestra faccio corsa, trazioni, addominali, flessioni e squat e sto circa 45 minuti dalle 7:45 alle 8:30. Dato che è chiusa cerco di arrangiarmi qui in camera con l'obiettivo di fare almeno mezz'ora. Questo perché a me fare palestra mi carica tantissimo mentalmente. Andiamo, basta parlare. Ora, un minuto di pausa e vado avanti facendo questo per mezz'ora. Fine, finita la parte palestra. Ed ora è arrivato il momento della doccia fredda. La faccio per due motivi. Uno è proprio una botta che mi sveglia ed il secondo è dimostro a me stesso che riesco a fare qualcosa di difficile, che riesco a completare quel qualcosa di più difficile. Quindi basta parlare, facciamoci questa doccia. La faccio da tantissimo tempo, però ogni mattina c'è sempre quel tentennamento prima di entrare e in quel momento dovete prendere e farla. Giriamo verso il freddo. E via. Olle! Fatto! Che poi una volta fatta non la si sente più dopo quei 30 secondi di primo impatto. Mi asciugo, mi vesto e finalmente andiamo a fare colazione. Ragazzi, mi raccomando, per questo punto, se lavorate da casa, non vestitevi in pigiama. Se proprio volete stare comodi, mettetevi una tuta, ma cambiatevi. Oh, eccoci qui. Le mie colazioni in realtà variano moltissimo. In questo periodo sto facendo tè verde, eccolo qui, una bustina di tè. Io sono sempre stato drogato di zucchero, quest'anno uno dei miei obiettivi è eliminarlo. Per il momento lo sto riducendo, ma sono arrivato a mezzo cucchiaio e devo perché sennò non riesco a berlo, man mano lo sto eliminando, perché poi quello che dobbiamo fare è sempre cercare di migliorarci. Non c'è un ok, da domani mi sveglio alle 4:30, faccio meditazione, mi faccio la to-do list, mi faccio tutte queste cose messe insieme, poi cosa succede? Io scoppio. Quindi man mano ci si arriva. Acqua calda. Poi, come vi ho detto prima, io vario tantissimo, però in questo periodo mi sta piacendo troppo fetta di pane tostata, peanut butter proteico, sopra marmellata di fragole.
E poi come ultima aggiunta, per dare un po' di tono al tutto, semi di girasole, sunflower seeds. Questi dovrebbero far bene, io però non sono assolutamente la persona adatta per spiegarvi perché fanno bene, però a me piacciono molto. Oh, mettiamo via il tutto. So che non è la cosa migliore, ma io colazione la faccio davanti al computer mentre guardo qualche contenuto informativo molto leggero. In questa mezz'ora mi concentro sull'unica cosa che a fine giornata deve essere fatta. Questo perché quella cosa di solito è la cosa più importante e perché almeno se poi sono pigro, procrastino o faccio tutte le altre cose, la task più importante l'ho fatta e me la sono portata a casa. Finalmente, colazione fatta, e quando arriva il momento di lavorare, quello che faccio è spostare lo sgabello, alzare la scrivania e mettersi a lavorare in piedi. Ragazzi, quanto meglio mi trovo. In questa fase dalle 9, 9 e un quarto, fino alle 10 faccio la cosa che odio di più in assoluto: rispondere alle mail. Questo lo faccio perché mi sono preso 2 ore, una la mattina e una subito dopo pranzo, in modo tale che poi tutte le mail che mi arrivano in mezzo a quando sto lavorando le vado a rispondere lì, tutte concentrate, e così non mi distraggo da tutte le altre cose che sto facendo durante il corso della giornata. Queste comunque sono tutte abitudini che ho maturato nel corso del tempo e non sono neanche ancora contento, perché vorrei per esempio introdurre la meditazione, introdurre un momento della mia mattinata dove vado a focalizzarmi su quello che voglio fare, sul raggiungimento dei miei obiettivi. Sì, lo faccio con l'obiettivo giornaliero, le task, ma non con l'obiettivo a lungo periodo. Quindi qui ci sono arrivato man mano nel corso del tempo, non è un da oggi a domani sono a posto. È sempre un cercare di arrivare, un cercare di migliorarsi, e ognuno di noi, se vuole progredire, deve mettersi in gioco. Ciò non vuol dire che anche io ho delle mattinate di merda dove non riesco a fare niente, dove non riesco nemmeno a svegliarmi, però è sempre un combattere per cercare di migliorare noi stessi. Quindi non deprimetevi se quella mattina, quel pomeriggio, quella giornata non siete produttivi, ma dalla giornata dopo avrete un motivo in più per iniziare ancora meglio. Detto questo, mi fareste un grandissimo piacere a lasciare un mi piace a questo video in modo tale che il maggior numero di persone riesca a vederlo. Poi fatemi sapere se siete interessati ad altri video sulla produttività, perché ho alcuni software e applicazioni che potrebbero essere molto interessanti. Detto questo, se non volete perdervi nessun altro mio video, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!